Intanto grazie a tutti di essere venuti qua questa mattina, siamo qua per fare un'opera di bene e di salvaguardia di questi territori. Siamo qui a poco più di un anno dalla sentenza in Cassazione, una sentenza che ci ha visto vincitori e che ha decretato quello che dicevamo da tempo, ovvero che questo cantiere era abusivo. Dopo un anno non sono ancora iniziati il ripristino dei luoghi, per cui oggi noi definiamo questo cantiere abusivo come quello che è in verità, ovvero una discarica abusiva all'interno del Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi, patrimonio UNESCO. Questa è l'area più protetta che c'è nella regione Veneto e nonostante questo sono riusciti a dare i permessi a cementificare quest'area. Quest'area è un'area dove se voi entrate e raccogliete qualcosa o tagliate un albero, in quest'area venite multati. Invece lei a Valsabbia ha avuto le autorizzazioni per poter costruire questo scempio. Abbiamo voluto essere dentro il Parco Nazionale dei Dolomiti Bellunesi perché nella Commissione Senato, nella Commissione Ambiente del Senato c'è una proposta di modifica della legge quadro sulle aree protette, cioè la legge che norma queste aree. Questa modifica che è in discussione prevede che si alcuni incentivi per la realizzazione di centrali idroelettriche all'interno dei parchi. Sappiamo che il parlamentare bellunese che è all'interno di questa commissione è Piccoli, che è noto per essere un fautore per la costruzione di centrali idroelettriche. Per cui abbiamo paura che si possa durante questo iter trovare delle forme, delle leggi, delle norme che riaprano l'iter autorizzativo di questa centrale. Dire no a tutte le centrali idroelettriche su questo territorio. Dobbiamo dirle una volta per tutti che noi vogliamo una moratoria sulle centrali idroelettriche di questo territorio. Sappiamo che c'è in discussione in regione una normativa per bloccarle, sono solo promesse elettorali perché stiamo andando verso le elezioni della regione Veneto. Fino a questo momento non abbiamo avuto un segnale concreto che si stoppi la realizzazione di centrali idroelettriche in questo territorio. Oggi la nostra iniziativa sarà quella di iniziare il ripristino di questo territorio. La cosa incredibile è che chi non può entrare gli è stato permesso di entrare e fare questo. Noi invece che vogliamo entrare per ripulire quest'area, perché amiamo questo territorio, ci è stato oggi proibito dalla questura di entrare. Abbiamo una prescrizione del questore che ci vieta di entrare nel cantiere. È incredibile la situazione che si è venuta a creare oggi, perché le lobby dell'idroelettrico possono fare quello che vogliono nelle aree più protette di questo territorio e chi viene qui a bonificarle non gli è permesso di entrare. Gli operai del Comitato Acqua Bene Comune che amano questo territorio oggi hanno deciso di disobbedire a questa prescrizione, entrare, ripulire il cantiere perché vogliamo che la legalità su questo territorio venga ripristinata. Una disobbedienza che noi definiamo di amore per questo territorio. Vi ringrazio veramente di cuore per quello che avete fatto oggi, il contributo che tutti hanno dato, indipendentemente se sono stati fuori o dentro, noi siamo una comunità unita e unita andremo avanti perché siamo un patrimonio di questo territorio, un patrimonio di persone che ci hanno messo il cuore e ci continueranno a mettere il cuore.